Da giorni ormai le pagine dei necrologi sull'Eco di Bergamo sono diventate almeno 10. Fino a poche settimane fa non erano più di 3. Le piccole foto, i nomi, i messaggi di cordoglio, uno dopo l'altro, raccontano la Spoon River di questa provincia, che finora ha pagato il prezzo più alto dell'epidemia. Oltre 400 vittime da Covid-19 in una ventina di giorni. Gli ospedali della provincia sono al collasso e i pazienti cominciano ad essere trasferiti anche in altre regioni, mentre aumentano i contagi e le vittime anche tra il personale sanitario. Noi abbiamo tanti tecnici contagiati, tanti operatori, alcuni infermieri e anche alcuni medici. Dopo l'impegno del Premier Conte, oggi al Papa Giovanni XXIII di Bergamo hanno preso servizio 27 medici e 4 infermieri militari. Intanto mascherine esaurite nelle farmacie, dove spesso per prevenire i contagi si lavora a porte chiuse e dove comincia a scarseggiare anche l'ossigeno. Ma voi ce l'avete l'ossigeno? No. È finito? Fa fatica ad arrivare, sì. A chiedere strumenti di protezione anche case di riposo e comunità sociosanitarie. In questa, a Treviglio, tutti gli ospiti disabili e il personale sono finiti in quarantena dopo un primo contagio. Siamo in pratica al fronte, siamo in prima linea perché il nostro servizio, che pur tra mille difficoltà, continua. Allora,